microfono, Paolo. Sì, grazie, grazie davvero Andrea, buon pomeriggio, un saluto a te, ai nostri telespettatori in diretta da Fossa Cesia, dall'esterno dell'abbazia di San Giovanni in Venere, gioiello del 1200, uno dei simboli più importanti della cristianità non solo nella nostra regione. Io ho degli ospiti davvero illustri che ringrazio in particolar modo. Partirei da Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto. Grazie Eccellenza. Grazie. Alle mie spalle li vedete inquadrati da Roberto Pulimanti, il prefetto, neoprefetto di Chieti, Sua Eccellenza Armando Forgione. Grazie prefetto. E alle mie spalle il sindaco di Fossa Cesia, Enrico Di Giuseppe Antonio. Grazie sindaco. Allora Eccellenza, quella di oggi è davvero una grande giornata, c'è stata una cerimonia sobria ma molto toccante per la riapertura di questa abbazia. Certo, in questo luogo meraviglioso, con questa stupenda abbazia che fra i tanti aspetti ne è uno che io amo sottolineare. In realtà San Giovanni in Venere è sorta su un tempio pagano precedente dedicato alla dea della bellezza Venere, proprio perché siamo in un posto meraviglioso, e in un certo senso è la sintesi di quell'incontro fra l'Oriente, la cultura semitica, la cultura biblica, e l'Occidente, la cultura latina e greca, che sarà poi l'anima della civiltà occidentale. Ecco perché è un luogo dove c'è tanto da apprendere, anche semplicemente guardando la bellezza di queste forme, di questa storia che qui è stata scritta. Eccellenza, una riapertura che ha un valore tutt'altro che simbolico, importante da un punto di vista religioso ma anche architettonico. Non c'è dubbio, e come dicevo, oltre che il senso profondo religioso che è alimentato dalla presenza, di cui sono molto grato, dei padri passionisti che fanno veramente qui una comunità viva di preghiera e lezione liturgica, c'è l'aspetto culturale, storico, artistico, e poi c'è proprio questo messaggio che io cercai di valorizzare qualche anno fa radunando proprio anche qui la commissione mista internazionale fra la Chiesa Cattolica e le 16 chiese autocefale dell'Ortodossia, che venne a celebrare uno dei suoi momenti più belli proprio in questa abbazia, luogo di incontro fra Oriente e Occidente. Le chiedo due parole anche sul momento particolare che ormai dura da tanti mesi, che riguarda il nostro paese. Lei, da teologo oltre che da arcivescovo, ha speso parole importanti anche per la ripartenza dopo questa emergenza sanitaria. Ci si avvia verso l'autunno e si spera che possa essere un periodo fecondo e non di sofferenza. Guardi, la fiducia in Dio e la speranza devono essere fortissime. Il tempo però non è facile, il pericolo è presente. Io raccomando, ma con tutto il mio cuore di cittadino, ma poi anche di padre e di pastore, a tutti, specialmente ai giovani, di osservare tutte le precauzioni necessarie, perché il male di questo Covid non è assolutamente eliminato. Dobbiamo vigilare. Grazie, grazie Eccellenza. Io chiederei al prefetto di Chieti, Eccellenza Armando Forgione, di avvicinarsi al microfono. Grazie, possiamo dire che è la sua prima uscita ufficiale da prefetto di Chieti, quella di oggi. Sì, grazie, è vero, proprio così, è la prima uscita, e sono davvero felicissimo, l'ho detto in conferenza, che di aver potuto coniugare le mie due anime, quindi quella mia privata di fede religiosa e quella mia pubblica, ovviamente, che oggi vado a rappresentare. Ecco. Arriva oggi qui a San Giovanni in Venere questo gioiello che riapre oggi dopo sei mesi, dopo lavori importanti di restauro che sono stati portati a termine proprio in questo lungo periodo, che restituiscono agli abruzzesi ma a tutti gli italiani questo simbolo della cristianità. Sì, ha detto una cosa bellissima. Io appena sono arrivato sono rimasto ammirato, è la prima volta che venivo in questo luogo, ammirato dalla bellezza paesaggistica che è indubitabile. Sulla mia sinistra basta che mi giro, già voglio dire, gli occhi si illuminano, e poi la bellezza anche artistica di questo luogo, che è un luogo sacro, come giustamente ha sottolineato Sua Eccellenza Reverendissima, perché devo dire all'interno si respira un'area di sacro. Ho avuto il privilegio di essere guidato da Sua Eccellenza all'interno della cripta, dove altrettanto, altro luogo bellissimo, invito tutti a visitarlo, ma a visitarlo con fede, ecco, anche da laici, è bene
cominciamo a avvicinarsi a questi luoghi che sono bellissimi dal punto di vista artistico, ma che vanno rispettati per quello che è il loro valore, che non è solo simbolico, che è anche intrinseco, molto molto forte. Da pochi giorni qui nella nostra regione, il prefetto di Chieti, non posso non chiederle ovviamente uno sguardo al lavoro che l'attende da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni. Arriva in una regione, in una provincia che hanno comunque delle loro tipicità, ma anche delle criticità. Beh, insomma, ce ne sono. Proprio di ieri un tavolo nel quale abbiamo parlato della crisi idrica della zona del Bastese. Mi ha fatto piacere poter convocare in brevissimo tempo tutti gli attori protagonisti che ho messo di fronte a un tavolo, ma ritengo che questi tavoli, quando si parla, si debba poi raggiungere un obiettivo. Io non sono molto avvezzo a riunioni che non hanno senso, lo voglio dire non perché voglio dare un tono, un valore aggiunto a quello che è il mio compito, ma soprattutto perché se devo essere io che fa da quello che fa da cabina di regia, cioè il prefetto di una provincia che si mette in prima persona a occuparsi di problematiche che non sono proprie del suo compito, lo faccio però con quello spirito per risolvere, non mi chiamassero per far parte, cioè non sono tra quelli, ecco, sia chiaro. Grazie al prefetto di Chieti, sua eccellenza Armando Forgione. Io chiuderei questo collegamento con il padrone di casa e mi permetto di ringraziare anche il padre superiore dell'abbazia di San Giovanni in Venere, padre Marcello Pallotta, ovviamente per l'ospitalità. Siamo con il primo cittadino e sindaco di Fossacesi, Enrico Di Giuseppe Antonio, a cui vorrei chiedere un attimo qualche notizia su questi lavori, oggi la riapertura, cosa è stato fatto in questi 6 mesi di Giuseppe Antonio? Intanto ho espresso la gratitudine non solo della mia amministrazione ma della mia comunità e credo forse anche di tutto l'Abruzzo, perché abbiamo evitato problemi seri al tetto vicino al portale della Luna. Sono stati fatti questi interventi di risanamento grazie alla prefettura che per conto del Ministero degli Interni, il FEC ovviamente dato il suo contributo, il suo finanziamento, grazie ai passionisti, al nostro caro arcivescovo Monsignor Bruno Forte, grazie alla soprintendenza e la direzione museale abruzzese che hanno lavorato per riaprire in tempi rapidi questa abbazia in un periodo anche un po' complicato e difficile. Grazie a Dio quando si va in chiesa i posti uno dall'altro è distanziato bene, quindi c'è una sicurezza totale. Noi però abbiamo anche oggi chiesto nell'intervento che abbiamo fatto tutti un impegno supplementare da parte di tutti. Io mi fido del presidente Marsilio, è venuto qui, ha visitato, gli ho prospettato il problema dei marciapiedi che collega l'abbazia al resto del territorio e altri problemi che sicuramente troveranno in tutti l'impegno, la tenacia e la passione. Anzi, abbiamo chiuso tutti quanti dicendo non dimentichiamo quello che oggi abbiamo fatto, questa cerimonia con gente appassionata che effettivamente dimostra di come questa abbazia sia il fiore all'occhiello. E mi permetta, l'ho detto all'inizio del mio intervento, questa mattina sono stato svegliato da una canzone di Gianna Nannini che dice ragazzo dell'Europa, io mi sento europeo, però quando si tratta di difendere il patrimonio io non difendo Fossacesia, che è la città che adoro e che amo, di cui sono sindaco, difendo l'Italia con questa abbazia che è il fiore all'occhiello del patrimonio italiano, di inestimabile valore il patrimonio italiano. Per chiudere sindaco in 30 secondi, Fossacesia, Costa dei Trabocchi e San Giovanni in Venere, due gioielli della nostra regione. Sì, la Costa dei Trabocchi è decollata, faccio una sintesi, pensavamo che questa fosse una stagione un po' negativa a causa del Covid, invece c'è stata un'esplosione di presenze, Fossacesia ha registrato il tutto esaurito dal mese di giugno. Bisogna investire sul turismo, sull'ambiente, sulla qualità dell'ambiente, il turismo produce ricchezza ed economia e soprattutto dà forza al lavoro per i nostri giovani.